Kate Middleton ha agito come un pilastro della famiglia reale durante il funerale del principe Filippo. I suoi gesti hanno offerto al principe Carlo un messaggio che tutto sarebbe andato bene. Secondo un esperto reale, la duchessa di Cambridge ha entusiasmato i fan reali questa settimana mentre si è unita al marito per una visita congiunta ai Kew Gardens di Londra. L'ha vista sfoggiare un soprabito verde audace di Erdem abbinato a un maglione lavorato a maglia, pantaloni neri a gamba larga e décolleté a punta. La visita faceva parte dell'evento Generation Earthshot del principe William, poiché cercava di ispirare gli studenti della Eton School. Sono stati raggiunti da Sadiq Khan, il sindaco di Londra, nonché dall'esploratore e naturalista Steve Bechshel MBA e dall'olimpionica Ellen Glover. L'aspetto di Kate è sintomatico di un aumento delle sue responsabilità come futura regina consorte. Negli ultimi anni, molti hanno notato come abbia assunto un ruolo più importante nella vita pubblica. Gli osservatori reali hanno preso particolare nota della sua parte durante il funerale del duca di Edimburgo all'inizio di quest'anno. Con opinioni esplorate durante il documentario di Channel 5, Kate, Our Queen in Waiting, Bidisha, un emittente, ha dichiarato: "Qualcosa che ho notato mentre guardavo il filmato del funerale di Philip è quanto fosse calda Kate Middleton nei confronti di Charles. Sta dicendo, va bene mostrare che in realtà siamo una famiglia nello stesso modo in cui tutte le altre persone sono famiglie." Ma, come ha osservato il narratore del documentario, questo non è stato l'unico esempio della tranquilla diplomazia di Kate quel giorno. In preparazione al funerale di Philip, la ricaduta tra il principe Harry e il resto della famiglia ha minacciato di oscurare l'evento. Bidisha ha dichiarato, il funerale di Filippo è avvenuto in un momento molto strano nella storia della famiglia reale. Invece di unità, la storia è diventata la faida dei due principi, William e Harry.